prefazione dell'autore Frank Carsten all'edizione italiana. In questo libro si critica aspramente la democrazia, ma come si fa a parlarne male? Oggi appare a tutti come l'unica giusta alternativa politica. In realtà il sistema democratico soffre di gravi problemi intrinseci e inoltre non è l'unica alternativa politica, esiste anche, come vedremo più avanti, la possibilità di una società organizzata in modo molto migliore, la società libertaria. Quindi, tenendo conto anche di questa alternativa, le persone dovrebbero essere libere di scegliere e di vivere nel sistema politico che preferiscono. Oggi non è possibile la scelta, siamo obbligati a vivere nella democrazia. Dunque questo libro spiega i problemi intrinseci della democrazia parlamentare e le ragioni per cui i principi democratici non conducano ai risultati desiderati, cioè prosperità, libertà e così via, ma invece a grossi problemi sociali ed economici, come testimoniato dalla profonda crisi attuale di molti paesi democratici. Purtroppo tutti questi problemi socio-economici non vengono mai attribuiti al sistema democratico in sé, le colpe vengono invece scaricate sul libero mercato, che è sempre il principale capro espiatorio. La carenza di democrazia, anziché un eccesso, viene incolpata alla carenza di democrazia, i banchieri avidi e i politici corrotti. Dice l'autore Carsten: anch'io nutrivo grande fede nella democrazia parlamentare. Ero stato abituato, come tutti, dal sistema scolastico, dai media e dai politici, all'idea che la democrazia fosse qualcosa da amare e da diffondere e che alla democrazia non ci fosse alcuna ragionevole alternativa. Tuttavia, dopo aver studiato, sono giunto a conclusioni alquanto differenti. Molte persone, per esempio, ancora credono che la democrazia sia sinonimo di libertà e che la libertà passi attraverso il processo democratico. In realtà la democrazia è agli antipodi della libertà, in quanto cerca di togliere sempre più libertà alle persone. Questo non è colpa dei politici corrotti, è un risultato inevitabile del processo democratico, che è afflitto da difetti connaturati, intrinseci. Cioè la democrazia è un sistema collettivistico che è guasto all'interno, proprio come il socialismo. Queste idee sono controcorrente, sono ancora molto rare e le persone non hanno consapevolezza di queste cose, che sono state espresse in modo approfondito in un bel libro del filosofo economista libertario Hans Hermann Hoppe, libro dal titolo Democrazia, il Dio che ha fallito. Nel libro di Hoppe, come anche in questo libro di Carsten e Beckmann, vengono quindi mostrate, esposte le debolezze intrinseche e le dinamiche perverse proprio intrinseche al sistema democratico e viene presentata l'alternativa di una società libertaria. Del resto, con l'attuale crisi di molte democrazie, quindi problemi sociali ed economici crescenti, molte persone cercano spiegazioni e soluzioni alternative al sistema democratico. Il sistema democratico è proprio guasto a livello intrinseco, produce automaticamente uomini politici che promettono più di quanto possono realizzare, perché sono loro a ricevere il maggiore consenso del pubblico. Questi politici democratici eletti rimangono al potere solo a tempo determinato, quindi cercheranno di spendere, tassare, prendere a prestito quanto più possibile, lasciando il conto da pagare ai successori o alle generazioni future. In fondo spendono soldi altrui, cioè i soldi che lo Stato raccoglie dai cittadini obbligandoli a pagare le tasse. Anche l'autore Carsten aveva pensato inizialmente, tanti anni fa, di fare attività politica per riuscire a cambiare le cose, ma era la strada sbagliata, proprio perché la democrazia è un sistema intrinsecamente difettoso. È molto meglio invece esporre i difetti del sistema democratico. Dai politici non si aspetta più nulla di buono, si limita a prenderli in giro. Del resto l'umorismo viene oggi seriamente considerato uno dei fattori che riuscirono ad abbattere il comunismo sovietico. L'umorismo espone le assurdità politiche e rende i politici come re nudi. Le loro promesse sono false, le loro soluzioni non funzionano, eppure i politici si presentano ogni volta chiedendo ulteriori poteri e altri soldi. In conclusione, dice Carsten, quando uno conosce a fondo i difetti strutturali del sistema democratico, matura una certa serenità mentale e non se la prende nemmeno più con i politici, ma capisce che il futuro è rappresentato dalla società libertaria, a cui è dedicata l'ultima parte di questo libro.